Qui avremmo finito la nostra disquisizione, ma wait, it is not over yet, perché ci manca un pezzo importante. An additional layer of rules is missing, cioè uno strato di regole manca, che è quello che io chiamo contrattuale, contract law, the terms of use of the various AI services. Quindi c'è la legge sopra, the law, but we have above them that we have the terms of use, so a contract that I signed with the provider. I'm the user, and when I decided to register on OpenAI Stable Diffusion, I accept this contract that are the rule for the use, the utilization of the platform of the service. Okay? But let me do a test, a quick test with all the people here in this room. How many of you regularly use ChatGPT? All the people here, I think, no? 90%, possiamo dire, 90% delle persone in aula. E di queste persone, anche quelli a casa possono rispondere, hanno alzato la mano, vedo. Ma quanti di questi davvero hanno letto una volta i termini d'uso di ChatGPT? No? Vedi, no. How many of you have read the terms of use at least once? E mi dice no con la testa anche l'unico giurista che abbiamo in aula, no? Quindi se non l'ha letto lui che studia giurisprudenza, figuriamoci quelli che studiano informatica. E quindi già capite che siamo su un terreno scivoloso. Quindi tutti utilizzano, ma questa domanda qua la facevo anche quando facevo i corsi su Facebook 15 anni fa, cioè no? L'entusiasmo quando c'era la bolla dei social, tutto fighissimo, bellissimo, i social miglioreranno il mondo, porteranno la democrazia nei paesi in cui non c'è. Bellissima, una delle più grandi fregature che ci siamo presi nel decennio precedente. E lì uguale, cioè tutti che si buttavano sui social, all'epoca Facebook e Twitter principalmente, e quando chiedevi quanti di loro avessero letto i termini d'uso, gelo. Ed ero in una facoltà di giurisprudenza, figuriamoci quando esci. Ok, quindi è un problema, perché il livello di consapevolezza si abbassa molto. No, cioè io già non conosco il diritto, perché come avete visto il diritto già arriva in ritardo, e qua in realtà non arriva in ritardo, perché i termini d'uso sono quelli più sul pezzo. Cioè, visto che OpenAI o Stable Diffusion devono andare sul mercato, devono buttarsi al pubblico, di fronte al pubblico. Allora cosa succede? Questo effetto strano per cui in mancanza di regole, cioè, le regole più creative, più innovative le scrivono gli avvocati di questi sistemi qua, di queste aziende. Certo, devono stare nei confini, però possono, no, soprattutto in un sistema come quello americano che ha delle norme un po' più ristrette e lascia campo alle sentenze. Questo meccanismo funziona perché in mancanza di regole non devo andare contro la legge, ma se c'è un vuoto normativo io lo posso, non dico riempire, però posso provare a occuparlo in qualche modo con delle regole contrattuali che ho scritto io. E poi vedremo le sentenze se mi daranno ragione. E se mi danno ragione, queste cose che io ho scritto privatamente, perché chi è che le scrive? Gli avvocati di OpenAI dentro un ufficio, insieme all'amministratore delegato di OpenAI, il team legale di OpenAI o di Midjourney, che ne so. E quindi effettivamente, quando io ho iniziato a fare lezioni su questo tema, che era circa quasi un anno fa, circa, io le risposte più interessanti e più concrete le trovavo qua, perché non c'era nulla, siamo dovuti andare di esegesi dei testi per ritornare un po', far quadrare un po' i conti, ma le cose più interessanti, più concrete, più spendibili, applicabili al mondo reale, le trovavi nei termini d'uso di questi sistemi. E ancora adesso più o meno così. Attenzione, cosa dice? Non le possiamo fare una lezione leggendoli tutti, ovviamente, sarebbero 5 ore di lezione. Mi fermo su quelle più importanti, OpenAI, che sono ChatGPT e DALL-E sostanzialmente, che ci definisce al punto 3 dei termini d'uso cos'è your content. You may provide input to the services and receive output generated and returned by the services based on the input. Quindi tu puoi fornire un input al servizio e ricevere un output che è generato e ritornato, restituito dal server sulla base dell'input che gli hai dato. Input and output are collectively
content. Quindi quello che lui chiama content è la somma di input e output. Ok? E questo è già interessante, eh? Okay, questa roba qui nella legge, nelle sentenze non ce l'abbiamo ancora. As between the parties and to extent permitted by and to the extent permitted by applicable law, quello che dicevi tu prima, comunque nei confini della legge applicabile, you own all input. Quindi sicuramente nelle parti, quelle parti qui chi sono? Il service provider, cioè OpenAI, e tu utente. Lui dice, tu detieni l'input, cioè l'input è tuo, anche perché se io carico una foto di mia mamma perché voglio fare una sua rivisitazione pittorica, grazie, la foto l'ho scattata io, quindi lui ci dice, sì sì, ma io non prendo diritti su quello che mi dai tu, ok? Te lo sottolineo, l'input ce l'hai tu. Subject to your compliance with this term, quindi sempre che tu rispetti questi termini, OpenAI, attenzione, Herbie assigns to you all its right, title and interest in and to output. Quindi, se tu rispetti e fai il bravo, noi ti assegniamo solennemente, Herbie assign, tutti i diritti anche sull'output. Però te li assegnano, il che è filosoficamente interessante. Cioè, se te li assegnano, vuol dire che loro presuppongono di averli. Sì, una domanda da non farle mai però, perché non ne becca una. Cioè, se lui dice, se chiediamo a ChatGPT chi detiene i diritti, tira fuori una roba che è meglio non sentirla. Cioè, domande di quel tipo lì, tecniche, io non le farei mai. Se no faccio la fine di... Sai che c'è un avvocato che ha preso, che ha, in America ha fatto un atto giudiziario, una memoria, facendosi aiutare da ChatGPT, e questa cosa ha fatto? Gli ha infilato tre casi giurisprudenziali, e per un avvocato americano è importante, perché tutta la sentenza si basa su quello, cioè tutta la decisione del giudice si basa su quello. Tra questi tre ce n'era uno che non esisteva, cioè ChatGPT inventa, ed è noto, cioè il processo è, ho seguito un seminario del professor Bonomi che insegna a Francesco Bonomi che insegna a Lisia proprio di Firenze, che ha spiegato come è il processo di allucinazione. Lui l'ha fatto sull'esempio grafico, perché è una scuola di design, ovviamente si occupa. Però è vero, cioè, quando non sa cosa risponderti, non ti dice non lo so, ma ci crea, inventa, il che da un lato è affascinante perché vedi la creazione autonoma, però se stiamo facendo qualcosa che non è un testo narrativo, ma è un testo tecnico, ci becchiamo delle cantonate clamorose. Quindi non facciamo questa domanda a ChatGPT, perché il paradosso è che lei ti risponde non citando i suoi termini d'uso. Perché non li conosce? Però questa è la domanda. Cioè, non sono stati in addestramento, ma è una cosa folle, perché alla domanda chi detiene i diritti sulle cose che produci, se io fossi OpenAI, la prima cosa che vado a vedere è se nei miei termini d'uso questa cosa c'è. Le risposte che davano circa un anno fa, quando ho iniziato a fare questa, erano basate sui vecchi termini d'uso, il che anche lì è abbastanza folle. Cioè, io ho un sistema che è stato pubblicato con dei termini d'uso nuovi, e poi lui mi risponde, o lei, boh, vedete voi se uomo o donna, sulla base dei termini d'uso della sua vecchia versione, che però si chiamava in un altro modo, quindi bruttissima sta cosa. Comunque, lasciamola lì un attimo. Quindi ti assegna i diritti sull'output, quindi input e output sono dell'utente. Quindi la famosa risposta di chi sono i diritti, ce l'abbiamo qua nei termini d'uso. È interessante il fatto che lui te li assegni, non te li riconosca. Se te li assegna vuol dire che parte dal presupposto che siano suoi prima, non lo so. This means, cioè questo significa, this means that you can use content for any purpose, including commercial purposes, such as a sale or publication, if you comply with these terms, continua a ribadire, sempre che tu sia nel rispetto di questi termini. Cioè, quindi questo significa che tu puoi prendere il tuo contenuto, input e output, e venderlo, farne quello che vuoi, anche per scopi commerciali, pubblicarlo. OpenAI may use content to provide and maintain the service. Cioè, loro dicono, noi l'unica cosa che ci riserviamo è la possibilità di usarlo ai nostri fini interni per migliorare, far funzionare bene il servizio. Oppure per compliance con l'applicable law, or enforce our policy, cioè... Se un giudice ci dice che io devo produrre dei contenuti, che c'è stata una violazione così, io se come service provider devo stare a queste norme, quindi in quel caso lo posso utilizzare senza chiederti nulla.
but you are responsible for content, including for ensuring that it does not violate any applicable law on the, or these terms. E ritorniamo sul problema della responsabilità, cioè l'interesse principale di questi, che sono, ricordatevi che qua stanno parlando gli avvocati di OpenAI. La cosa più interessante, la più importante per loro è spogliare il mio cliente di responsabilità. E infatti lo dice, cioè ti assumi tu la responsabilità del contenuto, se fai qualcosa che è offensivo, se fai, se grazie al mio sistema riesci a fare una parodia del politico tale, questo poi ti querela, l'hai fatta tu, non ne vogliamo sapere. Se fai un plagio, se viola il diritto d'autore, esatto, non ne vogliamo sapere, perché noi non possiamo sapere. Se tu mi dai una foto di tua mamma e mi dici l'hai fatta tu e garantisci che l'hai fatta tu perché hai accettato i termini d'uso, io come caspita faccio, io OpenAI in California, come faccio a sapere se mi stai dando qualcosa che in realtà non hai fatto tu, non potevi utilizzare? Ma non solo, questa è la cosa più interessante, più affascinante, più divertente, è la similarity of content. Due to the nature of machine learning, output may not be unique across user. Cioè, ti sta dicendo, attenzione, che per come funziona il machine learning, potresti prendere un bel bidone, cioè potresti prendere ricevere qualcosa che non ha dato solo a te, ma l'ha data anche a qualcun altro. And the services may generate the same or similar output for OpenAI or third party. Cioè, io ti posso dare qualcosa che ho generato anche per altri. Dipende da quello che mi chiedi. Cioè, for example, you may provide input to a model such as what color is the sky? Cioè, di che colore è il cielo? Non so, creami un'ambientazione per un prossimo romanzo di fantascienza in un nuovo pianeta. E lui ti crea tutto, ti dice, ah, questo pianeta ha tre lune, le lune si hanno un ciclo di... Se la domanda sul colore del cielo è di che colore è il cielo, lui mi dice, è blu. Perché? Boh, perché... Se un altro vi chiede la stessa cosa, attenzione che potresti ottenere sempre una cosa che ha il cielo blu. E non puoi pretendere di avere un diritto d'autore, un copyright, e dire che è originale sta cosa, perché mi hai fatto una domanda banale, ti arriva una risposta banale. E la banalità è ciò di più lontano alla creatività, all'originalità. Ok? Other users may also ask similar questions and receive the same response. Responses that are requested by and generated for other users are not considered for your content. Are not considered your content. Attenzione, perché qui è un cortocircuito anche qua. Lui ti dice che, ah no, tutto quello che tu mi dai e che ottieni è contenuto tuo, eh. Però allo stesso tempo ti dice, sì, però se io questa cosa l'ho già data anche ad altri, allora non è tuo. Domanda, ma io come cacchio faccio a sapere cosa tu hai dato agli altri? Vedete che è un cortocircuito. E questa roba qui vi assicuro che il diritto d'autore non la riesce a risolvere, perché noi sul diritto d'autore ci siamo sempre basati sull'anteriorità temporale. E quindi l'esempio che io faccio nel libro, c'è un fatto di cronaca, domani tutti i giornali escono con questa notizia. Tutti i giornali però, per risparmiare tempo e fatica, invece di fare la notizia con un loro fotografo e un loro giornalista, vanno su ChatGPT e gli raccontano il fatto di cronaca in breve, tirami fuori l'articolo e un'immagine che la descrive. Il giorno dopo, 10 giornali che escono con questa notizia, di questi 10, 5 hanno la stessa immagine e un testo molto simile. Chi è che ha il diritto d'autore? Chi è che fa causa agli altri? Risposta, secondo me, nessuno, perché qua nessuno ce l'aveva. Perché qua siamo nel caso, quello estremo, per cui non c'era nulla di creativo, hai prodotto un contenuto dando un input troppo risicato, banale, non hai controllato l'output, non ci hai messo le mani, e quella roba lì non ha copyright, quindi non ti puoi lamentare, nessuno di questi giornali può fare causa agli altri, e tantomeno a OpenAI, che dice, ah, io non ne voglio sapere, io te l'avevo detto che poteva arrivarti un pacco, c'è scritto qua. E questa è la cosa più bella, perché stai assottigliando molto il valore del diritto d'autore. Perché se tu stai dicendo che, sì, da un lato hai il diritto, perché te lo sto dicendo nel paragrafo prima, però sappi che questa roba potrebbero averla anche altri, e quindi se c'hanno altri questo tuo diritto non vale nulla. Ce l'hai formalmente, ma non vale, ma non te ne fai nulla. Questo è il grosso cortocircuito. Chiudo, siamo veramente alla fine, con un altro documento, anche qua abbastanza cortocircuito, perché? Perché queste sono le sharing policy, non sono i termini d'uso. E le sharing policy non sono un contratto che tu hai accettato, perché i termini d'uso sono il vero contratto che tu hai accettato. E le sharing policy sono più delle linee guida, dovrebbero essere orientative.
Però in realtà poi se tu leggi l'inizio del termine d'uso ti dice the terms of use, quindi dall'altro documento, che devi un po' accettare tutta la minestra, cioè tutto il pacchettone che loro ti danno. Quindi anche se si chiamano sharing policy o sharing publication policy, di fatto regolamentano anche loro l'utilizzo. Guardate cosa dice. Content co-authored with OpenAI API, cioè contenuti coautoriali con, cioè scritti con, realizzati con la collaborazione di OpenAI. Quindi in sostanza ci sta dicendo che davvero il sistema OpenAI è tuo coautore, ci stai dicendo questo? Lo fai apposta per far imbestialire l'ufficio copyright degli Stati Uniti, Copyright Office, che ha appena detto che non puoi? Creators who wish to publish their first party written content, for example, a book compendium of short stories, created in part with the OpenAI API, are permitted to do so under the following condition. Cioè potete fare questa cosa a condizione che the published content is attributed to your name or company. Cioè sì, lo puoi fare, ma devi metterci il tuo nome, che è anche un modo per spogliarsi di responsabilità. Cioè ha un'arma a doppio taglio. Da un lato ti stanno dicendo sì, ma è tuo, il diritto d'autore è tuo, quindi ci mancherebbe, noi non vogliamo nulla, ma è anche un modo per dire, guarda che se poi vengono fuori casini, ci deve essere il tuo nome. The role of AI in formulating the content is clearly disclosed in a way that no reader could possibly miss. Cioè, devi però dire chiaramente che hai usato un sistema di intelligenza artificiale in un modo che nessun lettore si possa sbagliare. E quindi dici, ma come? Allora, mi hai appena detto che vuoi che venga, che compaia il mio nome, però nello stesso tempo devi associarci anche l'indicazione che è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Quindi quello che loro vogliono è non che l'intelligenza artificiale risulti come coautore, perché effettivamente non ha neanche molto senso, come ha detto il Copyright Office, ma che ci sia un disclaimer che dice generato con intelligenza artificiale. And that a typical reader would find sufficiently easy to understand. Ok, quindi nel colophon del libro, nei credits finali, non lo so, in quel posto in cui normalmente si mettono queste indicazioni. Topics of the content do not violate OpenAI content policy or terms of use, quindi ribadisce, nulla di questi contenuti devono violare le nostre policy e termini d'uso, are not related to adult content, quindi pornografici, cose, a parte che non riuscite neanche a generarli, perché se provate a fare una richiesta che è di carattere pornografico, sexy, così, ti dice che non te la fa. Spam, hateful content, content that incites violence or other uses that may cause social harm, cioè, questa cosa in effetti non può controllarla, perché io posso fare, cioè cosa ne sa che io poi lo uso per spam? Mi dà un testo, poi io lo uso per spam, lui dice, però se lo usi per spam non dovresti neanche farlo. We kindly ask you that you refrain from sharing outputs that may offend other users. Ok, vabbè, others, people. Quindi ti invitano, we kindly ask, queste sono policy, non è un terms of use, quindi ti invitiamo gentilmente a non a non diffondere contenuti fatti con il nostro sistema che possono offendere altre persone. Basta, vi ho già annoiato oltremodo. Ripeto, sì, a parte seguirmi, ma se ritenete che questo tema sia interessante, nel libro c'è scritto tutto. Questions? Prego. Molto bello. Sai che si è spento. Loro ti invitano a non andare contro la legge, perché sì, offendere qualcuno c'è la possibilità di essere querelati, però ti dicono che effettivamente non dovresti fare cose permesse dalla legge, come incitare alla violenza, penso che sia possibile. Forse non incitare allora alla violenza, no, ma dire cose violente sì, perché è ovviamente espressione della... Beh, allora, se io scrivo un romanzo, cioè, utilizzo ChatGPT per scrivere un pezzo di un romanzo dove ci sono due che litigano e si insultano, perché non dovrei poterlo fare? È una situazione di fantasia. E ChatGPT come fa a sapere che sia una situazione di fantasia oppure che io invece poi usi questa cosa per fare un articolo di cronaca in cui insulto il politico o una razza, un gruppo di persone? Sono termini per l'uso molto particolari. No, ma infatti queste sono sharing policy, sono delle policy. È un modo per farsi vedere che sono buoni. Cioè, certo, in realtà non gliene frega nulla, cioè, di come lo utilizzi. Perché poi, se c'è una, come dicevi tu, se c'è un'offesa, una querela, se la gioca colui che ha fatto la querela,
ha subito l'offesa con colui che l'ha fatta. Con che strumento l'hai fatto, certo, conta poco. Però qua ChatGPT vuole rimanere pulito e dire: no, ma noi te l'avevamo detto, però, che noi siamo buoni, non puoi fare. Infatti, ci sono degli esempi in cui è facile, no? Gli chiedi una cosa che sembra offensiva e lui ti dice: no, non posso farla questa cosa perché è contro i miei termini d'uso. Poi glielo contestualizzi in un contesto di fantasia e te lo fa. Allora. Ho notato poi la cosa, appunto, che tu hai chiamato cortocircuito, che è particolare, perché da una parte ti dice che è tuo il contenuto, dall'altra ti dice che se il contenuto fosse stato prodotto non solo prima ma anche dopo per altri, non è più tuo, a meno che tu abbia rifrasato, parafrasato, però non c'è una perdita di tempo. No, lì è proprio copia. Quindi dice proprio: se questo, il contenuto è stato prodotto per altre persone, non necessariamente prima, quindi anche dopo, non può essere considerato tuo. Sì, cioè, sì, ma infatti cioè, il cortocircuito è proprio quello. Noi, è una follia. Allora, cioè, sì, allora noi nel diritto d'autore abbiamo sempre ragionato, come abbiamo spiegato prima, in ottica di anteriorità temporale. Quindi, tendenzialmente, è favorito, cioè, in una eventuale diatriba sul diritto d'autore, chi arriva prima è quello che ha maggiore tutela. Poi, ribadisco, anche se arrivi prima, ma fai una cosa che tutti avrebbero fatto in quel modo, beh, ci vuole, hai pochi strumenti per rompere le scatole, no? Ok, però insomma le ho viste, l'ho fatta anche per alcuni clienti e posso capire. Qua sarà un bel casino, perché quando inizieranno a essere usati massivamente, perché secondo me non siamo ancora arrivati al punto in cui i giornali davvero stanno licenziando i giornalisti perché hanno capito che gli articoli di cronaca li possono, cioè non servono 10 giornalisti, basta uno bravo che usa ChatGPT, certo, e ottieni quasi lo stesso effetto. Pensa agli articoli di cronaca sportiva, sì, no? La squadra tale ha giocato ieri, dalle ore tale, gli dai quei 4 dati, quanti gol hanno fatto, chi ha fatto i gol, ti tira fuori l'articolo, certo, e quindi sta roba, e te lo tira fuori magari in modo anche simpatico, gli dici fammelo in tono scherzoso, cioè riesci a cogliere anche queste cose. Sì. Il problema è che tu non sai mai, quando ho fatto questa cosa, se lui l'ha fatta simile o uguale per qualcun altro, sì, o la farà domani simile o uguale. E quindi stiamo appunto arrivando a un momento in cui stiamo svuotando un po' di senso il concetto di creazione. Ok, l'ultimissimo commento, prego, poi evidentemente lascio anche agli altri, ma brevemente per non abusare del tuo tempo, è: si noti che il diritto d'autore non è sempre esistito, possiamo dire che è stato creato, o diciamo che è stato ispirato da una disponibilità tecnologica, la stampa di Gutenberg, perché ha reso più facilmente diffondibili opere d'ingegno. Prima c'erano le opere d'ingegno, ma erano tipicamente anonime, tranne poche eccezioni. No, oppure diciamo che gli autori non ci tenevano. Non pensavano al diritto d'autore perché avevano altre forme di remunerazione. Sì, certo. Tra l'altro, se posso fare il pignolino, chiaro, non è tanto la stampa di Gutenberg, ma è quella un po' dopo. Cioè, perché la stampa di Gutenberg, sì, era ancora una cosa elitaria. Cioè, certo, quando, di massa. Bravo, e quando la stampa è stata associata a un processo industriale. La quando, rotativa. Esatto, la rotativa. Quando ci si è accorti che stampare 100 copie, stamparne 1000, in realtà costa meno stamparne 1000 in rapporto al numero, sì, di copie. E quella roba lì che ha cominciato a creare il problema del diritto di riproduzione, perché lì l'autore diceva: ma come, allora se tu ne stampi 10.000, sì, tu guadagni di più e io non prendo un cacchio, cioè a me non arriva nulla di questo, un certo punto, di questa decisione di stamparne di più, sì, è un casino. Allora lì c'è anche il tema copyright, della stampa, della press, della stampa giornalistica che si diffonde intorno al 1700, resa possibile appunto da queste innovazioni tecnologiche, e qui in realtà non c'è tanto il diritto dell'autore di ricevere un compenso, un emolumento, ma al contrario lo Stato che vuole sapere chi ha scritto certe cose, cioè c'è un discorso, sì, di vabbè, right and liability, no? Sì, sempre connesso. Che abbiamo visto anche qua, sì, sì. Ora, esatto, nell'antichità, tranne poche eccezioni appunto, la gente non era troppo interessata a mettere la propria, nello scritto sì, ma per esempio negli affreschi, nei dipinti no, ed è interessante come la tecnologia possa alla fine far tramontare quest'idea di autore, che peraltro già Barthes e Derrida e Foucault mettevano un po' in dubbio, no? Perché nel momento in cui si accetta l'idea che effettivamente tutto possa essere una riproduzione di altro,
alla fine lo svuoti, no? Però c'è di fatto in mezzo, come dici giustamente tu, la volontà dell'autore di aver riconosciuto un guadagno, un vantaggio dal fatto di essersi sforzati in una certa direzione. Quindi alla fine si dovrà sempre trovare il modo di compensare quello che ritiene di essersi impegnato in qualcosa. E magari troveremo modalità alternative a quella della copyright, non lo so, della royalty. Okay. Sì, sì. Va bene. Allora, chi è che vuole dire qualcosa?